Buongiorno, capelli, a tutti, buongiorno a tutti e ben ritrovati sul nostro canale. Io sono Diana e anche quello di oggi è un video unboxing perché, non so se vi ricordate, scusa c'era un moscerino, vi avevo messo delle foto su Instagram, delle storie forse, di un paccozzo pieno di roba che avevo comprato, usata da una ragazza e l'ha recuperata mio patre. E adesso il paccozzo è qui con me, che pesa un sacco ed è pieno di roba, quindi apriamolo insieme. Che poi apriamolo, in realtà io volevo lasciarlo, è enorme, non so dove mettere le mani ragazzi. Volevo provare a lasciarlo chiuso e vedere quanto mi costa spedirmi tutto in UK. Ah, ma qua che carina la ragazza, non mi ricordo come si chiama su Facebook e poi magari lei non vuole essere nominata, però carinissima, me l'ha impacchettato davvero in maniera bella. Ho preso tutta la serie di Foyumi Sorio di Eternal Sabbath Is, non sono sicura della pronuncia, meno male che vivo a Londra. Poi Andante, tutti e tre i volumi. Non mi ricordavo se avevo preso Andante o Partner, quindi è Andante. Questo di Mio Obana, la stessa autrice di Kodocha. Considerate che ho tirato a casa tutta questa roba per dei prezzi veramente, veramente, veramente stracciati. La ragazza è stata gentilissima perché poi, siccome ho preso un fottio di roba, ho anche fatto un ulteriore sconto. First Girl, tutta la serie completa di Chiho Saito. Ho preso un sacco di roba vecchia, cioè proprio datata, e ne sono contenta. Dalla stessa autrice anche Marionette, serie completa. Io mi auguro che si veda qualcosa con tutto sto cellophane, ma vi ho detto, non li scarto né niente, perché se riesco me li spedisco direttamente a Londra, non so dove li metto, però almeno li posso leggere, perché se li lascio qua. Ah, questi tre numeri di Alichino me li ha regalati perché la serie, mi pare di aver capito, è interrotta, è sospesa, io non lo so. Fatto sta che lei li regalava e me li ha messi dentro nel pacco, e a me non interessa se è sospesa, mi scignava un sacco, soprattutto visti i disegni, e me l'ha regalata, quindi sono contenta. Poi, allora, due volumi unici, sempre di Foyumi Sorio, Sole Maledetto. Considerate che io non è... Allora, l'autrice di suo, non credo, ho forse solo il manga di Maria Antonietta, La Jeunesse d'un Reine, che mi aveva schiaffato in mano Amelia a un qualche, forse era Cartoon Mix del marzo di quest'anno, mi ricordo. Però non è che sia una grande fan dell'autrice, però queste opere stavano lì a dei prezzi veramente, veramente, veramente stracciati, ma sì, io me le prendo. Volume unico, sentito da J-Pop, Tsumitsuki di Hiroki Yohara. Avevo letto la trama e mi scimmiava, per questo l'ho preso. Adesso francamente, se mi chiedete, non mi ricordo. Credo che sia mezzo horror o thriller o qualcosa così. Sicuramente sarà fico. Poi andiamo con ordine. Ma che bordello qua. Oh. Ah. Dove sta il titolo? Sempre di Foyumi Sorio, Tamara. Ah, ma questo sta staccato, infatti mi sembrava. Volume unico. Lo metto qua. E questa è una serie unica, sì, La Madonna della Ghirlanda. Oh no, ci sono le pubblicità sia di qua che di là. Vabbè, è sempre di CCC o qualcosa. Manco mi ricordo. C'è sta Sacred. Della stessa autrice di prima, Chiyo Saito. Ed è La Madonna della Ghirlanda. Mannaggia, non si vede, peccato. E niente, anche questo mi scignava. Ho recuperato un sacco di opere di questa autrice. Perché, boh, a caso. Aspetta che questo pesa. Vado! Siccome aveva un prezzo davvero conveniente e poi mi ero informata un po' online. Mi ero informata un po' online su questa serie e l'ho presa. 3x3 occhi, completa, oh mamma pesa, ma vedete, pesa un sacco, ecco, così,
cosa me li ha fatti su? Benissimo sta ragazza. E qua c'è l'altra metà. Io dovete sapere che quando ero ragazzetta, avevo 11 anni, andavo in fumetteria tutti i sabato a spendere le mancette dei nonni, così che si è fatta la mia collezione di fumetti. Questo qua lo vedevo sempre, ma non mi ispirava. Quindi se non mi ispirava non lo prendevo. E quindi niente, questa sono contenta di averla recuperata perché ne ho letto bene e quindi ecco, sono contenta. C'è anche altra roba. Due copertine non si vedono, è il retro. Rumi, come si chiama? Rumik Theater. Praticamente è Rumik Short. Di credo che siano storie autoconclusive della Rumiko Takahashi, la stessa autrice di Lammo, di Ranma, di Inuyasha, eccetera. Capito, no? Ecco. Ragazzi, io questa roba l'ho pagata davvero pochissimo, non che me la tirava dietro, ma quasi. E poi siccome lei è carinissima e le ho comprato un fottio di roba, mi ha messo tante cosette carine dentro nello scatolone, cioè non so cosa sia, però è carino. Ci sono anche, guardate, ma ci sono le cartoline, aspettate, devo vedere. Allora, questo è il libricino di Sailor Moon. Ah, ma anche tipo block notes, ci sono dentro scritte le cose poi. Che cosa carina, tra l'altro con i disegni della serie animata vecchia, perché quelli della serie nuova, Sailor Moon Crystal o come si chiama, non si possono vedere, cioè, ma per favore anche no. Che cosa carina. E dentro le cartoline, che ci faccio io con le cartoline? Le appendo. Arinata Nemura, Evangelion, One Piece. Non conosco, scusate. Kodocha. Pokémon. Lollissimo. Ranma mezzo. Amtaro! Ah, queste sono tutte attaccate, sono tutte di Amtaro! Ma voi lo guardavate Amtaro? Io lo adoravo, è per questo che quando avevo, 12 anni, ho comprato il criceto. Ebbè, non riesco a farvele vedere tutte perché è complicato. Però c'è Amtaro. C'è Amtaro ovunque. E poi... forse le ha finito dietro per sbaglio, non capisco, dentro per sbaglio. E poi tanti cosetti così di Sailor Moon, che non ho francamente idea di cosa siano, ma sono carini, magari piacciono anche a mia sorella. Adesso guardo che cosa sono e ve lo dico anche a voi. Sono tantissime, quanta roba mi ha messo dentro, che cara. Ah, ma sono tipo storielline. Che cosa buffa. Lollissimo. O forse sono tipo libricini per giocare per bambini. Chi vi usa? Mi stava sulle palle. E niente, scatolone abnorme, pieno di roba. Se davvero riuscissi a spedirmelo a Londra, mi probabilmente costa 2 reni e mezzo. Però che faccio questa cosa? Le lascio tutte a casa e chissà quando le leggo. Non ce la faccio. Va bene, questo era il secondo video unboxing fatto a casa, perché sono a casa. Spero che il video vi sia piaciuto. Sono... in realtà non so se conoscete qualcuna delle opere che ho mostrato, perché credo che siano tutte abbastanza vecchie. A me piace fare questi recuperi un po' così, quando il denaro me lo permette, che in realtà poi, siccome comunque erano un po' di soldi, insomma, era mia intenzione pagarli da me, invece mio padre è andato a ritirarli dalla ragazza, me li ha pagati lui e non rivuole i soldi indietro. Grazie, papà. Niente. Comunque sì, fatemi sapere se conoscete qualcuna delle opere che vi ho mostrato e se il video vi è piaciuto. Come al solito lasciateci like,
iscrivetevi al canale se non siete iscritti, commentate qua sotto, io vi lascio come sempre negli info box tutti i link ai nostri altri social e vi mando un bacio, ciao ciao! Adesso mi devo liberare perché ho tutta la roba attorno, non riesco ad alzarmi. Filippo! Filippo! Ciao! Ciao! Povero, è vecchio lui. È vecchio. Quell'altra dove sarà? Adesso cerco pure quell'altra. Fai ciao, Filippo! Ciao! Filippo! E buonanotte! Topa! Ciao! Li ho attratti con il cibo. E adesso mi odieranno perché non glielo sto dando. Filippo, lascia stare il fumetto. Scatola, perché chiaramente. Cos'è più attraente di una scatola? Solo il cibo. Scatola. Culo, grazie. Ciao, andiamo a dare da mangiare alle bestiole.